Oh, bello a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B2 Square Gaming, una nuova puntata di Infamous, qui il vostro Franceschino, seguito da Giorgino. Come al solito vorrei ricordarvi di iscrivervi, nel caso non l'aveste ancora fatto, droppare un like su Facebook se volete scriverci messaggi privati, non fatelo su console. Grazie. Saluti. Oh, salutiamo il grande 51. Il grande proprio. Si chiama così, il grande 51. Poi Luca Tondini e Cristian Russo. Figa, mi stanno stuprando vivi. Ah, eri più per la necrofilia? Ah, c'è una sciarma. Dai. Ma non c'è il... Ah, sì. LOL. Cioè, c'è passato proprio sopra. Quindi c'è un altro camion di stronzi? Sì. Questo qua serve per ricaricarsi, eh. Non gli devi dare fuoco. Ok. Dove cazzo devo andare? Devi andare. Non devi andare in azzurro. Il cosino okay. Azzurro. Ma c'è una shard proprio là sopra. Bella. Chissà caramanico quante shard. Mica se fosse qua con noi te lo immagini. Di destra, sinistra, di qua, di là. Fail. Secondo me vedeva anche questi proiettili qua. Ma dove cazzo è? Ah, perché devi andare nelle fogne. Io pensavo che dovessimo. Vabbè. Dobbiamo dare energia a tutto dopo. I'm in. Same drill as before. Establish the circuit on the underground transformer and then look for the distribution substation. Vabbè, al solito dobbiamo ridare energia della roba, bla bla bla. Queste secondo me comunque sono missioni secondarie. No! It's a trap! No! Scusate, dove cazzo è? Che cazzo è qua? Hai 50 secondi, ti dico solo questo. Dove cazzo hai infilato giù? Io non lo sposto mai. No, 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 zio. Ah, è qua dietro. Ok. Cosa devo schiacciare? Questo? Sì, sì. No, 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 no! Un posto. Ok. Quello è il tasto della Smart TV. Che per motivi a me sconosciuti. Hai, ho i taralli lì? Allora li vuoi i taralli, eh? Golosone. Il televisore di Francesco, ogni tot esce fuori la scheda, tra 60 secondi il televisore si autodistruggerà. No, ma i motivi sono conosciuti in verità, si tratta di risparmio energetico, Gio. Togli quell'opzione. Ma ti pare? Io sono eco-friendly. Salvo poi scaricare barili di petrolio nella falda acquifera. Sono molto eco-friendly. Scusate, ma magari i video di prima non erano proprio... Erano un po' giù di tono, secondo me, no? Così dici. Troppo buono il tutorial. Sì. Perché tu mangi, io no, maledetto. E luce fu. Cesso. Ah, sì, lui che si ricorda le cose. Allora. Leggi. L1 e quadrato. Ah, posso tirare le mine, hai capito? Infatti. Adesso come cazzo faccio a ricaricarle? Chiama la shock grenade, la... Oh, granata... Che ti sciocca, come cazzo? Che ti stunna, che ne so. Non è che mi chiede una roba un po' troppo tecnica. Scusa, ma... Sì, la gittata però non è il loro forte, No, che rimbalza! Hey man, everyone out here keeps carrying on about you delivering that bomb. Even George is running his mouth about it. George? He's the one who called me. Said he's got a package burning up all over his desk and that I needed to beeline it. So I pick it up and take off. Well, he claims that no one else can deliver it. That had to be you. It was a terrible job in the first place. Pay sucked. And when I get there, someone calls and tells me to open the package. Next thing I know, I'm waking up in a crater. Well, at least you got superpowers out of it. And don't worry about George and those other idiots. I'll cover for you, man. They're freaking gossip queens anyway.
Tu hai capito che cazzo ha detto? No. Io ho capito, però no, perché io stavo pensando a questi. Francamente non ho cagato neanche di strisce. No, ma se avesse parlato anche in inglese barra turco non avrei capito, francamente. No, non ho capito. Quindi? Quindi? No, parlava di cose di prima, di quando, tipo che l'avevamo andato a prendere una bomba, che cazzo. Interessante però, no? Ma sti toralli sono pregiati. Ecco, non è finire qui. Aio. E come minchia dove farlo a superare questa? Senti come vibra. E come la supero, dai? Devi nasconderti dietro gli oggetti. Davvero? Con il cerchio adesso. Mi manco l'ego, bravo io. No. Ah. Non c'è la bomba. Infatti ci stavo pensando. Troppo. Cazzo, vuol dire un viro takedown? Oh, ma poi posso prenderlo anch'io un tarallo e bello della vita sfiga. In diretta. Ma che culo, che sfiga culo. Non me li finirai mica. Cazzo, tu mi ciuli il cibo, Gio. Vogliamo parlare di questo? Tu lo sai che quando registreremo la prossima settimana mi sarò già dimenticato tutti questi preziosi advice e tutti questi preziosi comandi. Io non mi ricordo già più come si fa a fare lo show. La soft grenade non era tipo R1 quadrato? Ma soprattutto perché montano tipo... Che cos'è sta roba? Guarda che stanno arrivando altri, capo. Non è per dire, ma... No, Bielice no! Ok, così devi fare. Mi ha fatto ridere un sacco. E tu ti sei guardato... No, perché io guardavo e dicevo che sacco... No. Mangia il tarallo. Grazie. Sono un gorchione. La TV verite. Mi sta strozzando. No, perché per fare sto video noi abbiamo saltato il pranzo. Sì, quindi pollice in su. Per il pranzo saltato. Hai dato 500 multi ex, ma cazzo sei ancora lì, eh? So, I figured out why the Reapers were destroying the water pipes under the bridge. By isolating the city's water system, they can pump their plague into every home in the city. Anyone drinking that sludge will get sick, or worse. Great. Yeah, and it gets better. I'm getting reports that Smith Fountain is already polluted, and there are a lot of casualties. Head over there and confirm my intel. Then we'll figure out what we're going to do. Allora, praticamente tipo i Reapers sono i tizi rossi. Perché erano nelle... Hey, man, c'è una... Guarda, dove stare zitto, cazzo. People are hanging up posters with your face on them. I'm doing what I can, Zeke. No one needs to throw me a parade. I know, man, I know. But still, that's pretty damn cool. Ha finito. Bene. Dicevo che i Reapers stanno avvelenando l'acqua con la loro cazzo ne so, piaga folle che c'hanno loro, che non si sa bene che cosa sia. Ed è per questo che erano nelle... Non nelle segrete, come cazzo si chiamano? Nelle fogne. Nelle fogne. Solo che praticamente sono già riusciti a infestare una fontana, quindi dobbiamo andare a quella fontana per... immagino per ripulirla. C'è una sciarola. Sì, c'è anche un mitragliatore qua. E poi ci ha chiamato quello la testa di cazzo di Ziki per dire che ehi, che merda. Scusa, ci ho provato. A quanto giro? No, c'è... Sì, c'è... Per dire che praticamente ci sono dei poster in giro per la città con la nostra faccia, con scritto Wanted, Dead or Alive.
Dove ho cominciato? Boh. Così, senza ta... Che cos'è? Ah, no. E quindi? Però scusa, questa non è la safe area? Ah no. No, sei fuori. Cazzo. E quindi dove andiamo? Qui? Dove vuoi? No, andiamo lì. Basta mangiare, cazzo, che mi viene fame. Dovevamo mangiare una pizza. No? Perché sono troppo buoni questi cosi. Sì, ma cioè, non finirli tutti. Poi mia madre mi domanda, ma che è finito tutti? Potrei dare la colpa a te. E ti prendi la colpa. Dici, dai, prendo e mangio l'ultimo. Dai. Sono giga buoni, dai, dillo. Ma qui perché c'è? Sono due. No, ma andiamo di qua noi, no? No, io ci sono due. Ma la story mission è qua. Andiamo qui. Le altre due cosa sono? Allora, una... Boh, side mission, ma rossa. Prova. Dai, voglio andare a fare la storia, sono curioso. Curioso! Sto andando nella direzione giusta. Meno male che non sono Joe, sennò sarei andato dall'altra parte. Cos'è? C'è un giallo lì. Capo? Side mission. Voglio fare una missione primaria. Posso? Non è come Dead Rising che poi... No, poi li facciamo, però sto giro fammi magari fare. Magari non posso, si possono più fare, cazzo ne so io. Ma no. Lì c'è una shard, la vedo da qua. Minchia, sempre nei punti più impensabili. Ah, hai visto? C'era quello che si fa saltare per aria. Oh, ma la devono smettere, cazzo. Cioè, ma guarda te se devo... Fra, il lavoro sporco qualcuno doveva pure farlo. Meno male che stiamo giocando a facile. Figa, difficile cosa facevano? No, io vorrei sapere a difficile cosa succede. No, raga, a parte gli scherzi, dateci feedback per le missioni, quelle secondarie, perché non vorrei che... Sì, come io vi ricordo ogni volta, questo è fa parte di una delle poche esclusive che non ho mai giocato. Moya. Sick people all over the place. The water in the fountain is black. All right, get over there. We need to find a way to stop this. No, ma il bello è che era nera e la gente ha bevuto anyway. Tu come la vedi? La gente è smart e wise. Cazzo devo dire? Aspetta. Beccati sta botta di vita vecchia. Se tipo facessi così. Come on, breathe. What are you doing here? Moya wanted me to see what's going on with the fountain. Who's Moya? Doesn't matter. Trish, I know what that guy said about me. My sister is dead because of you. I swear I didn't know what was in that package. I don't want to hear it. You want to help? Fine. You can start by closing that valve over there. It's jammed and I can't turn it. That's how the black tar is getting into the fountain. Praticamente tipo l'acqua avvelenata stava entrando da lì, lui la chiude e beh. Oh mio, che andata in faccia. It's all over your eyes. I need to get a solvent out of my car. Follow me. Ma veramente. Merda. I've been watching you, Cole. Waiting for this moment. Anticipating it. Who's doing this? She hates you, loathes you. Your power frightens her. She'll never love you. I make you forget about her. Every share, calm, like a whisper. No more pain, no more heart. Ma sto bene. Hold still. Thanks. Ma veramente. That's the only time I'm helping you, Cole. If you get that stuff on you again, you're just gonna have to wait for it to wear off. Ma che cazzo di super bitch è? I took care of the fountain, Moya.
had to shut off the feeder pipe that led into it. There are two more water mains in the area. Gotcha. I'll turn those off and see what happens. Ti rispara in faccia. Ma praticamente questa acqua bitumosa, che infatti non si chiama è la super cazzo da bitumata. Ah, si chiama tar, come le tar sands, quindi sono bitume, no? Quando ci ha colpito in faccia, praticamente, per motivi a me abbastanza sconosciuti, è arrivata questa voce che... Champion. Karmic Shift. È arrivata questa voce che praticamente ci ha detto, uè, bella zio, se... Proprio bella zio. Ci ha detto, bella zio, la tua tipa lì ha paura di te, non ti amerà mai, bla bla bla, se tipo mi joini, non si so bene chi cazzo sia questa qua, ti farò dimenticare tutti i tuoi dolori di cuore. Che bello, eh? Sono un po' emozionato. Anche io. Sir! E dove devi andare, però? No, dall'altra parte, cazzo. Andare qui. A turnare off altre due valvole. Certo che se poi ci spara di nuovo la cosa in faccia, come facciamo? Trip. Succhiamo. Beh, potrebbe per esempio spostare la testa in modo da non stare proprio davanti. Sta chiedendo un po' troppo. Secondo me ci vorrebbe. Quei puntini rossi non è che siano proprio. Mi rassicuri, ne ho parecchio. Devo fargli mangiare un tarallo. Devo mettere un tarallo attaccato allo schermo. No, farlo mangiare piuttosto il tarallo. Buon no. Tarallo. No, dai, perché poi la gente si lamenta. Dice, ma come fai il video mentre. Non lo fare più. Capito? Loro mangiano e vedono video. Io devo registrarli e non mangiare, capito? Fra, è un mondo difficile. E non sono nemmeno partner, capito? Non mi chiamo nemmeno io Toby. Ashard. Qui. Ti chiami. Potresti aprire il canale e chiamarti Fra Toby. Sarebbe bello, eh. Secondo me sarebbe orribile, però vabbè. Ne manca una sola, eh. Minchia. Che dai, vai. Non sto nella pelle, non vedo l'ora. Non abbiamo tempo. Mi sto. Cioè, sti cavolo di cavi mi stanno mandando. Eccolo qua. Pronto per fare il trip allucinogeno? Ma si sposta. È proprio figato. Son of a. Vai sul lato. So much emotion. Hold up with nowhere to go. No, ma allora. Vai a fare anche l'altro. Ma allora cazzo è scemo, cioè non c'è santo che. Vabbè, ancora. Ah, oh, merda. Speriamo. Ma quello con lo scudo devi prenderlo a schiaffi, eh. Merda. Scappa. Oh merda. Troppo tardi. Alla prossima, ragazzi. Con questa morte epica, piena di mestizia.